Buongiorno, buon sabato a tutti fratelli e sorelle rossonere. Scusate i capelli da chirichetto, ma sono appena uscito da allenamento, appena finito di allenarmi, e quindi non ho fatto in tempo a incerarmi. Detto ciò, come sempre, prima di cominciare, qui sotto in descrizione l'app di OneFootball. Provatela, scaricatela, c'è un bel link, ok? La provate, un'app completa, parla di calcio, calciomercato, video, tanta roba veramente da provare. Poi è l'app ufficiale del Milan, quindi perché non provarla? Assolutamente da testare. Secondo me, una volta che la installate, non la cancellate più. Detto ciò, oggi è lo special day per me. Oggi è lo special day. Normalmente non mi piace sbandirarlo ai 4:20, perché odio. Non mi piace il mio compleanno, non mi piace. Però lo è oggi, e comunque io sono qui con voi lo stesso. Quindi, se anche voi volete farmi gli auguri, adesso faccio il subdolo, mettete un pollicione per farmi gli auguri, a parte gli scherzi. Ieri si è giocato l'anticipo di Salernitana-Lecce, no? C'è stato un episodio che ha fatto veramente, passatemi il termine, incazzare un po' tutti di nuovo, perché in un'azione di gioco l'esterno della Salernitana, Mazzocchi, ha fatto la stessa cosa identica di Leao, ragazzi. Stessa identica cosa, in rovesciata, colpisce l'avversario che sta dietro. Niente, non è successo niente. Munizione, cartellino, niente. E allora ti viene da arrabbiarti. E allora, ovviamente, non volendo sempre credere nella mala fede, perché non vogliamo credere nella mala fede, dobbiamo credere nell'incompetenza, nell'incapacità di seguire un filo logico di quelle che sono le regole di gioco, le linee guida delle regole di gioco. Perché non puoi fare una cosa del genere, perché non può essere che per una persona un semaforo è rosso e gli fai la multa se passa col rosso, arriva un altro col rosso, può passare e non gliene frega niente, giustamente si incazzano anche le altre persone, e non è assolutamente giusta questa cosa. Quindi non ci vogliono due pesi due misure, ci vuole una misura per tutti. Le regole devono essere rispettate. Quindi o non ammonivi, ovviamente con la conseguente espulsione, Leao, perché era giusto fare così secondo me, oppure dovevi ammonire Mazzocchi ieri sera, e invece questo non è stato fatto. Ma noi non siamo malpensanti, noi siamo il Milan e siamo più forti anche di queste sviste, di questi errori arbitrali, chiamiamoli così, attenzione, non ci permettiamo di chiamare in altro modo, perché poi ci dicono complottisti, piangina. Però l'evidenza, ragazzi, è sotto i fatti. Quello che è successo ieri sera dimostra che gli arbitri si devono mettere ancora sui libri, studiare, guardare ancora tanti video, riguardare i video e ristudiare, perché così non va bene. Due pesi, due misure non va bene. Le regole sono uguali e devono essere uguali per tutte. Capitolo 2, discorso che volevo farvi sempre riguarda Leao, perché purtroppo quello che tiene banco, a parte il campionato del Milan, che adesso dopo Napoli si fermerà per la sosta nazionale, perché ci mancava la sosta nazionale, non bastava il campionato del mondo che ci ferma per due mesi, era sensato anche la sosta nazionale, ci voleva anche la sosta nazionale, perché mancavano leghe, eccetera eccetera. Va bene, tiene banco ovviamente che cosa? Sempre quello che è il rinnovo di Leao. Perché adesso tutti lo vogliono, tutti lo amano, e grazie al cavolo, vorrei anche vedere che non fosse così, che tutti lo vogliono, tutti lo amano. L'ho detto io, più avanti più questo ragazzo diventa appetibile, e non aspettiamo ai mondiali, non aspettiamo, perché se ai mondiali ti fa un mondiale esagerato, fioccano poi le richieste, le offerte. E attenzione, il Milan può anche dire no, il Milan può dire tutti no che vuole, ma se il ragazzo viene ingolosito a tal punto da convincerlo, tu puoi dire tutti no che vuoi e poi glielo facciamo noi a Dio, glielo facciamo noi a Dio, perché quella è la logica conseguenza. Bisogna muoversi a fare questo rinnovo, e in quest'ottica l'amico, il grande allenatore Pep Guardiola, si è innamorato follemente anche lui di Leao, si è innamorato follemente a tal punto che metterebbe sul piatto addirittura Grealish, pagato 118 milioni, flop clamoroso, ma non credo per le incapacità del ragazzo, perché è un ottimo giocatore Grealish, attenzione, posto sbagliato, momento sbagliato, situazione non favorevole, credo che Grealish sia un grande campione, però
però mettere sul piatto un giocatore pagato 118 milioni è tanta roba. Io onestamente un affare del genere potrei pensare anche di farlo, e fatemi sapere voi cosa ne pensate, ma se proprio fosse Leao scambio Grealish più soldi, più qualcosa di soldi, ci potrebbe anche stare, perché Grealish secondo me in Italia può fare veramente bene. Però chiaro è che stiamo arrivando a questo punto che il valore di Leao, anche soprattutto in Premier League dove è più appetibile, viene assolutamente ritenuto al di sopra, ben sopra i 18 milioni. Se andasse male sarebbe una bella plusvalenza, ragazzi, avremmo tanti soldini eventualmente da investire, ma non voglio che sia così. Io personalmente la rossonero voglio un progetto, una progettualità, voglio un futuro, e voglio che il Milan continui in questo senso. Quindi mi auspico e voglio che rinnovino questo ragazzo. Chiaro, non alle condizioni dettate da Mendes, non se fosse vero che vuole i 25 milioni alla firma, perché altrimenti lo metto in vetrina, il primo che offre di più scateno l'asta e me lo portano via, e a quel punto mi spiace, abbiamo perso di campione, ci siamo sempre ripresi. Però non vorrei andasse così. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, sempre come sempre Forza Milan, buona giornata a tutti ragazzi, noi ci sentiamo più tardi e addio.